Bella a tutti allenatori, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! In game sono arrivate le nuove evoluzioni di Sinnoh, ma leggiamo assieme meglio la notifica. Le evoluzioni scoperte nella regione di Sinnoh sono in arrivo su Pokémon Go. Lo sapevi che Pokémon scoperti nella regione di Sinnoh si evolvono da Pokémon originari delle altre regioni? Perché a partire da oggi, infatti, le pietre Sinnoh possono essere usate per far evolvere ancora più Pokémon, ad esempio Lickitung in Lickilicky e Tangela in Tangrow. Inoltre, ancora più Pokémon originariamente scoperti nella regione di Sinnoh, inclusi Kranidos e Sheldon, penso che si pronunci così, appariranno allo stato selvatico per la prima volta. E chissà che alcuni di questi non sbuchino anche dalle uova. Ma non è tutto, allenatori. Sono in arrivo alcuni grandi cambiamenti. Per cominciare, i Pokémon contro cui lotterai nei raid diventeranno più potenti e resistenti che mai. Inoltre, determinate mosse conosciute da alcuni Pokémon potrebbero risultare più o meno efficaci durante la lotta e alcuni Pokémon potrebbero imparare nuove mosse tramite MT. Machamp, ad esempio, potrebbe imparare Frana, allenatori. La mossa di tipo roccia, senz'altro un bel vantaggio. Quindi abbiamo capito, allenatori, che sono in arrivo tanti nuovi Pokémon tramite le evoluzioni, ma anche selvatici. Vediamoli meglio insieme in questa tabella e vi ricordo che tutti questi Pokémon sono evoluzioni ottenibili tramite la pietra Sinnoh. Il primo è Aipom, ragazzi, che tramite l'evoluzione possiamo ottenere Ambipom, questa scimmietta, possiamo dire, molto carina. Quindi dalla seconda generazione vedete che passiamo direttamente alla quarta generazione. Invece della prima generazione, Lickitung, possiamo ottenere tramite l'evoluzione Lickilicky, sempre con questa grande lingua, molto carino dai anche questo Pokémon. E come abbiamo letto prima nella news, abbiamo anche Tangela, ragazzi, sempre della prima generazione, che si andrà ad evolvere in Tangrow. Questo Pokémon, a parer mio, diciamo che è molto più bello nella forma base. Passiamo al prossimo, che è Yanma, della seconda generazione, e tramite la pietra Sinnoh potremo ottenere Yanmega. Questo invece è un Pokémon, diciamo, abbastanza forte. Dopo andrò a controllare tutti gli Yanma che ho sopra il 90% di V. Invece, allenatori, quanto riguarda gli ultimi due Pokémon, vedete Ralts e Snorunt, c'è un piccolo particolare da stare attenti. Per Ralts, vedete, dobbiamo avere un Ralts maschio, farlo evolvere in Kirlia e poi potremo ottenere Gallade. Ma attenzione, perché se abbiamo un Ralts femmina non possiamo fare questa evoluzione, bisogna per forza avere un Ralts maschio.
Invece per Snorunt è l'incontrario, ragazzi, e cioè abbiamo Snorunt femmina e con la pietra Sinnoh possiamo farlo evolvere in Froslass. Infatti oggi pensavo di portarvi l'evoluzione del mio Snorunt Shiny, ma prima sono andato a controllarlo e indovinate un po'? È maschio, quindi non possiamo fare l'evoluzione Shiny. Purtroppo dovrò andare a trovare un altro Snorunt femmina Shiny per andare a ottenere Froslass Shiny. E questi allenatori erano le nuove evoluzioni che d'ora in poi possiamo fare con la pietra Sinnoh. Passiamo ai Pokémon selvatici perché volevo mostrarvi quali possiamo trovare. Faccio una premessa, allenatori, di questi nuovi Pokémon conosco solamente Kranidos. Quindi spero anche di pronunciarli abbastanza bene. Infatti, vedete, lui lo possiamo far evolvere in Rampardos. Passiamo al famosissimo Sheldon, che anche questo non so se è giusto, che lo possiamo evolvere in Bastiodon. Sembra più o meno il Rhydon della quarta generazione questo Pokémon. Scrivetemi qui sotto nei commenti in caso se è veramente forte. Il successivo vediamo che sono queste tre api combi che possiamo ottenere Vespiquen, ma anche qua dovrebbe essere solamente tramite un combi femmina. E come ultimo abbiamo questo simpaticissimo gattino, possiamo dire Glemmew, che tramite l'evoluzione possiamo ottenere Puruglai. Fatemi sapere, allenatori, nei commenti se avete già trovato qualche nuovo Pokémon selvatico o addirittura se avete fatto qualche nuova evoluzione tramite la pietra Sinnoh. Invece, allenatori, quanto riguarda i raid, avrete sicuramente visto che dal 29 gennaio possiamo trovare nei raid di livello 5 il leggendario Palkia. Per prepararvi al meglio nella vostra squadra mettete Pokémon di tipo drago, come ad esempio Rayquaza, Dragonite o Salamence. E state attenti perché se vi capita un 2280 punti lotta, ragazzi, è il 100%. State tranquilli, non c'è fretta perché questo nuovo leggendario Palkia rimarrà nei raid di livello 5 fino al 28 febbraio. Ma ora, ragazzi, parliamo del prossimo evento, il Community Day di Swinub. Infatti il 16 febbraio il Pokémon di tipo ghiaccio e terra Swinub sarà protagonista del Community Day del mese. Come sempre qui da noi l'evento inizierà alle 11 e terminerà alle 2. Leggiamo assieme i dettagli. Swinub apparirà più frequentemente allo stato selvatico come ad ogni Community Day. I moduli esca dureranno 3 ore nel corso dell'evento come ad ogni Community Day. Ma per la prima volta, se userai una pietra Sinnoh per far evolvere Piloswine, fino a un'ora dopo la fine dell'evento otterrai un Mamoswine, allenatori, questo nuovo Pokémon che conosce una mossa particolare che non hanno ancora svelato. Quindi se siamo abbastanza fortunati potremo ottenere un Mamoswine Shiny. Ma leggiamo assieme i bonus. Ci sarà il triplo della polvere di stelle da cattura e ogni volta che parteciperai a una sfida, allenatore, otterrai 5 ricompense al giorno durante il weekend del Community Day,
e fino a 5 pietre sinnoh nel giorno dell'evento. Quindi ecco qua che finalmente ci verranno date delle pietre sinnoh per andare a effettuare le nostre evoluzioni, sia che si tratti del nuovo Pokémon Mamoswine o addirittura quelli che abbiamo elencato prima, allenatori. E quindi ragazzi, per oggi da Gamer Joe è veramente tutto. Nel prossimo video stavo pensando di andare a potenziare il nostro Groudon 100% Shiny. Fatemi sapere cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale per avere tutto il vostro supporto. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao allenatori!